Andiamo a vedere un altro nodo molto particolare stavolta che serve ancora per collegare fra di loro due cavi, ma questo è un nodo molto particolare perché è un nodo che ci permette di far scorrere una corda sopra l'altra solo quando vogliamo noi, solo in alcune condizioni. Allora, l'esecuzione non è semplicissima, però vedete che basterà allenarvi un attimino. Abbiamo una corda che rimane distesa, immaginate che sia tesa fra due alberi o che sia un passaggio, che sia in verticale, voi siete appesi a questa corda. Prendo la corda che voglio collegare a questa e da qui le faccio fare. Io in questo momento ho poca corda, quindi mi devo limitare a tre giri per parte, quindi 1, 2 e 3. Ok, l'ho avvolta tre volte intorno. A questo punto cosa faccio? Prendo il mio corrente, lo faccio passare sopra al dormiente e da questa parte vado a cercare di fare una cosa esattamente simmetrica, quindi siccome qua va sotto, allora anche qui andrò sotto e adesso qui le spire girano in questo senso, quindi anche queste dovranno essere fatte in questo senso. Ovviamente le spire che ho fatto da una parte dovranno essere in numero uguale a quelle che ho fatto dall'altra, quindi 1 2 3 1 2 3 e poi corre parallela per andare esattamente dalla stessa parte di dove c'è il dormiente. Eccolo qui, andiamo a stringerlo un attimino meglio. Una volta stretto bene e fasciato bene il nodo attorno alla corda di supporto, cosa succede? Che questo nodo ha una fantastica particolarità perché io posso farlo scorrere lungo la mia corda di supporto con molta poca fatica, proprio con due dita lo prendo e lo sposto. Ma se provo a fare la stessa cosa tirando dalla parte libera della corda, cosa succede? Che il nodo non si fa tirare perché si stringe intorno alla corda di supporto e non lo fa. Una volta, anche se poi ho tirato parecchio, mi basta spostarlo dall'altra parte proprio con due dita e arriva. A questo punto posso riprendere la corda da questa parte e ritirarla e il nodo non scorrerà. Questo è molto utile, ci sono alcune applicazioni, qua bisogna avere un po' di fantasia, però una delle utilizzi che ad esempio ho visto fare molto interessante è quello di utilizzare due o più di questi nodi per andare a fare una salita o una discesa su una corda. Voi immaginate che questa sia la vostra corda in verticale, ecco, mettiamola così. Voi siete appesi a questa corda e ne avete due. Cosa potete fare? Potete cominciare a salire una pezzettina a volta, quindi mettete il peso su una corda, fate scivolare in altro l'altro prussic. A questo punto prendete questo prussic, mettete tutto il vostro peso da questa parte, l'altro prussic rimane libero, lo fate scivolare e potete in questo modo salire. C'è un sistema particolare, non provato da caso ovviamente, però si basa su questo nodo. Io ho utilizzato questo nodo per diverse cose, dovunque mi servisse avere un sistema di questo genere, dove c'è la possibilità di far correre il nodo semplicemente quando interessava a me. Una cosa particolare, ad esempio, vi faccio vedere è se voi fate finta di, se riuscite a realizzare un prussing in questa maniera, quindi con uno dei capi della corda di supporto che guarda caso, quindi fate un prussing su se stessa, in questa maniera avete un'asola che se tirate in questa maniera qui non si lascia andare né in un modo né nell'altro, mentre può scorrere liberamente nel momento in cui andate a manovrare direttamente sul nodo.